Spazio di seguito all'altra faccia del nostro mondo di sport. Nessuna smania di risultati a tutti i costi, soltanto gioco e divertimento per la vita stavolta. Esprimere queste emozioni. Meritevole progetto in Lombardia nell'essenziale della pratica motoria. Chi è che l'ha fatto? Federico Negri, il vostro assistente, dimostrerà l'abilità. Federico, concentrati. Dai, aspetta, aspetta. Dai. Su, concentrati. Via, uno, su, pedana, pedana, poi meglio. Bravo, tipo, bravo. Considerate che lui ha un'indipendenza destra e fino a 3 anni fa non avrebbe mai potuto fare questo esercizio. Federico Negri ha un'indipendenza destra e dimostra ai bambini con disabilità quanto la motivazione può aiutare a raggiungere degli obiettivi. Ordini impartiti con la dovuta energia e insieme con amore, sconfinato amore, che qui c'è da vincere la gara con la G maiuscola. Gioco e divertimento in primis, gli esperti in questo caso parlano di intrattenimento ludico sportivo, un concetto alla base di analoghi progetti nel mondo. Luce ad ogni buon conto adesso su quello pensato dal milanese Massimo Magno Cavallo, un tecnico federale di triathlon, carriera per intero nell'agonismo, da 3 anni al lavoro convinto in favore dei ragazzi con disabilità sia fisica che intellettivo-relazionale. Auspicando il fattivo intervento della mano pubblica a sostegno del suo progetto pilota, negli ultimi mesi si è dato in particolare ai bambini in età prescolare con sindrome autistica. Nicolas, Nicolas, tutto bene? Sei felice? Ok, benissimo. Liberi Nicolas, di dire sì o no come meglio crediamo nella vita, Nicolas, per dire che sì, è felice, si batte la testa con la mano. Armonia silenziosa, segno di crescita e di progresso. Il più piccolo dei gesti come una grande vittoria e per una volta davvero chi se ne importa di imprese e record, ormai la norma anche nel mondo dello sport praticato dagli atleti disabili. Cuor di papà per capire ancora meglio. Grazie allo sport mio figlio ad esempio ha fatto una scalata, è andato in bicicletta da solo, senza rotelle, cioè pone degli obiettivi e raggiungili e vedo che mio figlio è contento. E bravo Nicolas allora, poi Matteo, Lorenzo, Ludovico, Gabriele e tutti gli altri. Fondamentale appoggio della Super Sportivi, l'associazione dei genitori, il primo sponsor di questo programma sperimentale nato in Lombardia, alle porte di Milano, tra i comuni di Solaro e Cusago. Sia attività a secco che attività in piscina presso il centro Acqua Dolce. E quando arriverà la bella stagione, già promessa di andare all'aperto nel parco. Bici, corsa, arrampicata. Storia nella storia, in ultimo, quella di Federico Negri. Ha ascoltato così bene gli insegnamenti del suo allenatore e dei volontari, loro impagabile contributo, al punto che da allievo, bravissimo nel nuoto, addirittura una volta la traversata del lago Lecco Malgrate, è diventato a tutti gli effetti aiutante scelto, un tecnico anche lui, insomma. Federico è un nuotatore, ha lavorato 10 mesi con me in un progetto importante, non sapeva nuotare, ha imparato a nuotare, ha attraversato anche uno specchio del lago di Como e in questo momento è formato da me, evidentemente ci vorrà del tempo, per assistere i bambini autistici in questa disciplina. Vuoi dire qualcosa? No, non posso dire niente perché mi vergogno un po'.